Come avete letto quello che è accaduto in questi giorni in Kenya, soprattutto l'attentato all'Università di Garissa? Siamo rimasti ovviamente scioccati perché si è trattato di un attentato dalla brutalità veramente sconcertante. E si è trattato di evidentemente un attentato che voleva colpire un obiettivo anche simbolico, perché si trattava di un'università dove studiavano insieme senza problemi cristiani, musulmani, ragazze di nazionalità somala, keniota, e questo evidentemente per i terroristi rappresentava un obiettivo da colpire. Ci è sembrato bello leggere dalle agenzie di stampa come anche i fedeli musulmani abbiano aiutato i cristiani in questo frangente difficile. Avete letto anche voi questo clima? La popolazione locale è sempre stata abitata da un clima di rispetto reciproco, di tolleranza, e anche in questa occasione abbiamo visto che addirittura delle famiglie musulmane hanno dato ospitalità a altre famiglie cristiane. E questo è molto importante, perché secondo me l'obiettivo del terrorismo invece è proprio quello di dividere e quindi creare una spaccatura in cui i cristiani e i musulmani sono gli uni contro gli altri. E se cadiamo in questa tentazione rischiamo di fare il gioco dei terroristi. Quindi prosegue il tuo lavoro con Caritas Italiana insieme alla tua moglie Valentina e la piccola Arianna. Come riuscite a trovare la forza e la fede anche per portare avanti la vostra opera in questa situazione di difficoltà? Sentiamo un po' la preoccupazione diffusa e allo stesso tempo crediamo che sia importante rimanere presenti, e credo che come famiglia, come persone che lavorano al fianco della Caritas locale, della Chiesa locale qui in Kenya, anche la presenza sia un gesto molto significativo. Senza panico, senza paura eccessiva, e anzi felici dell'esperienza che stiamo vivendo.